taglio del nastro al palazzetto dello sport di Villaricca, la presenza di personalità politiche ed alte cariche sportive. Finalmente lo sport ha un nuovo volto e una struttura all'avanguardia per tutto il territorio a nord di Napoli. Tante le iniziative per una giornata ricca di eventi. Ma diciamo che l'opera è stata realizzata penso in 5 anni, che è un tempo civile per le opere pubbliche, un'opera che insiste su 4 ettari con un palazzetto, c'è un circolo del tennis, ci sono i campi di calcio. Era un'idea che avevamo in testa da quando eravamo ragazzi, quindi per noi si completa un disegno che avevamo in testa, che lasciamo alla città, ai ragazzi. Sono state presentate le diverse attività che avranno luogo nel palazzetto, nato dalla collaborazione tra ASD Virtus 7 Stelle, Pallacanestro Partenope e ASCD Alfa Tamburello, che nella scorsa primavera si sono aggiudicate il bando del comune di Villaricca per la gestione della struttura sportiva. Ma è una cosa veramente, un evento veramente straordinario, che in questo modo noi chiudiamo quelle che sono tutte le attività all'interno della città dello sport. La cosa che mi piace di più è che questi giovani hanno raccolto l'invito che io ho lanciato a tutti i ragazzi del territorio a restare qui sul territorio, a non andare fuori, perché su questo territorio bisogna restare, bisogna seminare, bisogna raccogliere. Una vera e propria festa, perché lo sport è uno stile di vita. È una sfida che bisogna cogliere anche come istituzioni, perché dobbiamo essere vicini allo sport, questo deve diventare un punto di aggregazione sociale e giovanile, e dobbiamo avere il coraggio di andare a fare degli affidamenti più lunghi. Per questo io chiederò al Consiglio Comunale di modificare il regolamento per allungare a 10 anni la concessione delle strutture comunali e per garantire la possibilità che si possano fare degli investimenti su queste strutture.